Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Stato di emergenza, scostamento di bilancio e il voto sul caso Salvini Open Arms, la settimana rovente di Camera e Senato. I prossimi giorni per il Parlamento si annunciano densi di impegni, deputati e senatori a dare l'ok alla risoluzione sul programma nazionale di riforme e a un nuovo scostamento di bilancio. Il governo da parte sua dovrà chiarire cosa intenda fare sulla proroga dello stato di emergenza. Sul piatto anche le presidenze delle commissioni, senza considerare che a Palazzo Madama c'è in programma un'altra votazione delicata, quella sull'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Città universitarie abbandonate fino a data da destinarsi, studenti in difficoltà tra tasse, affitti a vuoto e borse in bilico. Senza di loro chiudiamo bar, librerie e copisterie, dicono. A causa della pandemia i poli universitari del nord, come Torino, Bologna e Milano, hanno perso studenti e introiti. Il rientro a settembre, nonostante gli annunci, non è scontato. Secondo lo Svimez ci saranno almeno 10.000 matricole in meno. Fontana, tutte le versioni sui camici, da non sapevo nulla al bonifico per il cognato e ora dice volevo partecipare alla donazione. In un'intervista alla stampa il governatore sostiene di essersi accodato al gesto benefico del cognato, disponendo un bonifico da 250.000 euro, poi bloccato dall'antiriciclaggio, una versione diversa da quella fornita appunto l'altro ieri dal suo legale. Secondo cui la transazione sarebbe stata un risarcimento. Il 7 giugno invece il leghista si diceva del tutto estraneo ai fatti. 5G, governo contro gli enti locali. Oltre 200 sindaci fermano l'installazione delle antenne, ma il DL semplificazioni vieta le ordinanze. La lista dei comuni contrari alle reti di nuova generazione si è allungata nell'ultimo anno e in particolare durante la pandemia, nonostante l'Istituto Superiore di Sanità abbia ribadito di recente che non c'è alcun rischio per la salute. È giusto centralizzare queste decisioni, ma poi si dovrebbe investire per informare i cittadini su un tema così delicato, dice il sindaco di Siracusa Francesco Italia, dopo l'approvazione della norma voluta dall'esecutivo. Tunisia, il naufragio silenzioso di 56 giovani cadaveri ripescati in mare è uno strazio, i genitori arrabbiati con lo Stato, più di 60 morti lo scorso 15 giugno, quasi altrettanti pochi giorni fa, le vittime, tutti i ragazzi erano tunisini, scappavano dalla miseria del loro paese. Un soccorritore ha detto decine di corpi galleggiavano. Le famiglie accusano lo Stato per aver costretto i loro figli a tentare la sorte e rischiare la vita. Notizia da Napoli e dalla Campania. Napoli, San Gennaro senza soldi, scatta il ticket per i turisti, 3,50 € a persona per visitare la Cappella del Tesoro di San Gennaro, diventata da anni il cult imperdibile per il turista a Napoli. E la ragione c'è, qui sono custodite opere di inestimabile valore, dal Domenichino a Ribera, per esempio, preziose culture e candelabri d'argento e soprattutto il busto e le ampolle del sangue blindate in un'apposita cassaforte con doppia chiave. Attrazione imperdibile dunque fino all'altro giorno anche a costo zero, ma adesso la deputazione ha deciso che è arrivato il momento di battere cassa. I progetti di ristrutturazione sono in campo e molto ambiziosi. L'ipotesi di rinnovare il museo per creare una vera e propria cittadella del santo sembra essere sempre più concreta. Purtroppo, spiegano i deputati, i fondi scarseggiano e l'ingresso al monumento, come avviene in buona parte delle città europee, deve diventare necessariamente a pagamento se si intende realizzare quelle idee e quei progetti di cui si discute da tempo. A pagamento sì, ma non per tutti. Camorra a Napoli, il killer confessa, sì, ho ucciso 9 volte, chiedo scusa, mi dissocio. Chiede scusa a tutti e confessa, fa un po' di conti, ammette di aver premuto il grilletto svariate volte, di aver fatto fuoco e ammazzato. Ho ucciso 9 volte, confesso, chiedo scusa a tutti e mi dissocio, ha detto. Ammette le colpe anche quelle che non erano state scoperte dalla DDA, tanto da confessare un delitto in più rispetto agli 8 per i quali è finito sotto inchiesta.
Notizie dalla Puglia. Bollettino coronavirus in Puglia, solo 3 nuovi contagi il 27, cioè l'altro ieri. Tornano sui valori molto bassi i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Sono solo 3 i nuovi contagiati registrati per domenica 26 luglio, secondo il bollettino fornito dalla regione. Le uniche positività riscontrate su 1.890 test riguardano 3 persone della provincia di Lecce. Da Salvini bordate contro Emiliano per la gestione dei migranti e Puglia come campo profughi infetti, ha detto. La Puglia come campo profughi infetti, alla faccia della salute e del turismo, è follia targata PD. A settembre sfratto per Emiliano dalla Lega e dai pugliesi. È quanto scritto in un messaggio su Twitter dal leader della Lega, Matteo Salvini, con riferimento alla vicenda del trasferimento della Puglia alla Sicilia di 400, della Puglia alla Sicilia, scusatemi. Notizie da Treviso e dal Veneto. In Treviso il 2019 hanno record per multe e sanzioni, a bilancio 12,4 milioni, mai così tanti, incassato quasi 1 milione oltre le previsioni. Ma per il 2020 già si prevede un drastico calo a causa della quarantena. Picco di persone in isolamento nella Marca. Sono quasi 500, come a maggio. In questo momento nella provincia sono infatti ben 491 i casi tenuti isolati per paura del diffondersi del contagio. Resse nei locali della Marca e giovani contagiati. L'URSS 2 dice potenzieremo i controlli, Benazzi dice i ragazzi capiscano che il virus minaccia anche loro e la Confcommercio vuole gli ispettori in borghese. Infermieri in fuga dalle case di riposo della Marca, mancano almeno 800 operatori. I professionisti preferiscono ospedali e centri USL RSA, sono in crisi, corsa per accaparrarsi i prossimi laureati e specializzandi. Ora i Benetton riportino in Italia le produzioni che sono all'estero. L'appello è di Giuliano Secco, dice solo così salveremo i nostri laboratori tessili. Nella Marca sono persi almeno 400 aziende di abbigliamento e calzature dal 2009. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scanto tra due moto, Centauro muore sul colpo. Tragedia della strada nella prima serata a Mereto di Capitolo lungo la regionale 352. Una tragedia appunto della strada nella prima serata di ieri a Mereto di Capitolo nel territorio del comune di Santa Maria la Longa lungo la regionale 352, la regionale appunto che collega Udine con Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Palmanove e della stazione di Manzano sul posto appunto che sono intervenuti per rilievi e la viabilità si sono scontrate due motociclette. Nuovo rintraccio di migranti all'alba in Friuli, sono stati segnalati dagli automobilisti in transito lungo la regionale 56 a Butrio nella zona di Pradamano e a Paparotti di Udine. Nuovi rintracci a quindi e questa mattina in parte sulla viabilità ordinaria a Pradamano e nella zona di Paparotti a Udine. Sono stati notati camminare a bordo strada già dalle 6.30 dagli automobilisti in transito che hanno chiamato i carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Si tratta di una sessantina di cittadini stranieri, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Cade dal Monte Peralba grave un alpinista, un uomo classe 1974, è precipitato per circa 40 metri, è difficile le operazioni di soccorso. Si sono concluse alle 20.15 a Sappada sotto le pareti del Monte Peralba il recupero di un alpinista ferito a seguito di una caduta. L'uomo classe 1974 aveva terminato le calate in corda doppia dal torrione SAF che aveva scalato assieme a un compagno di cordata quando, mentre percorreva in discesa l'ultimo tratto su facili roccette, disarrampicando senza corda, è caduto precipitando sulle stesse per una quarantina di metri e riportando politraumi. 9 escursionisti in difficoltà sopra Timau hanno allertato il 112 e sono stati riaccompagnati a valla con il furgone dei soccorritori. La stazione di Forni a Voltri del soccorso alpino e speleologico e i soccorritori della Guardia di Finanza sono stati allertati su chiamata del 112
per raggiungere un gruppo di escursionisti in difficoltà. Questi ultimi sono 9 persone in tutto, di età compresa tra i 50 e i 17 anni, tutti di Pocenia, si trovano nei pressi di Casera Scandolare a quasi 1100 metri, lungo una traccia di sentiero che va da Timau a Malga Pramosio. Scoppia la bombola della griglia, 2 ustionati. L'incidente è accaduto a Bocca d'Anfora, nei pressi di Porto Buso a Grado. 2 persone sono rimaste ustionate nel pomeriggio nella spiaggetta di Bocca d'Anfora, nei pressi di Porto Buso, nel territorio del comune di Grado. Da quanto si è potuto apprendere, finora un gruppo di persone avevano organizzato una grigliata e, per cause in corso di accertamento, la bombola di un fornelletto usato per cucinare è esplosa. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.